In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovarono insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scese a terra, videro un fuoco di brace con il pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?». Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Paci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi». L'episodio evangelico è un racconto di risurrezione dei discepoli. Il passaggio dalla notte al mattino si accompagna al passaggio dall'ignoranza alla conoscenza di Gesù. La presenza del risorto, potremmo dire,
ricrea la comunità che era ridotta a un piccolo gruppo di gente impaurita. La fede non è mai un dato acquisito una volta per sempre, ma è in divenire e può conoscere progressi, ma anche regressioni. E anche profonde esperienze di fede possano non lasciare alcuna traccia. Tuttavia, l'esperienza della loro sterilità e impotenza conduce i discepoli ad aprirsi alla vista di uno sconosciuto che appare sulla riva del lago. Il discepolo amato compie una professione di fede che appare come uno scambio di doni tra fratelli, perché è rivolta a Pietro. Nel discepolo amato si manifesta l'intuito dell'amore. Il capitolo finale del quarto Vangelo appare come una carta ecumenica. Le differenze tra le tradizioni evangeliche ed ecclesiali, personalizzate dal discepolo amato e da Pietro, dei quattro Vangeli, sono ora sigillate da un unico pasto che il Signore imbandisce per tutti. Unico il Signore, unica l'Eucaristia, unica la fede. Solo a queste condizioni la pesca, che rappresenta la missione, mostra tutta la sua fecondità.